Siamo giunti nella stazione di Arvidsjaur, un piccolo paese della Svezia centrale, dove una piccola littorina, fra l'altro di costruzione italiana, ci sta aspettando per portarci a Kiruna. La linea ferroviaria che ci porterà a Kiruna è una linea interna che è stata voluta per soli motivi di difesa. Infatti la linea ferroviaria principale corre lungo la costa, ma è troppo esposta agli eventuali attacchi dei vicini, molto amati vicini russi, per cui è stato ritenuto opportuno, per poter collegare la parte sud della Svezia con quella nord, di costruire una ferrovia nell'interno che è molto più facilmente difendibile. Il treno era stato riservato solo a noi addetti militari ed è stata una certa soddisfazione vedere che gli svedesi avevano comprato un treno italiano che evidentemente aveva battuto la concorrenza estera nonostante la situazione ambientale non fosse certo favorevole a un prodotto italiano. Questa linea ferroviaria è monobinario ed è pochissimo utilizzata, credo che ci siano uno o due treni al giorno in tutto. E fra le altre cose, questa linea ferroviaria utilizza in certi tratti, soprattutto sui ponti, la stessa strada che viene utilizzata dagli autoveicoli. Nel caso dei ponti, quando il treno arriva all'inizio del ponte, il manovratore aziona delle sbarre che chiudono l'accesso del ponte alle autovetture, attraversa il ponte e poi riapre l'accesso alle autovetture, che qui in questa zona sono rarissime, perché qui in Lapponia, in tutta la Lapponia ci sono circa 65.000 abitanti ed è una regione che è grande come mezza Italia. Il viaggio è durato qualche ora che abbiamo cercato di far passare nel modo migliore, un po' scherzando, un po' giocando, un po' bevendo, come si può vedere in queste immagini, fino a quando è avuto luogo un evento che non ci saremmo mai aspettati e che ora stiamo per vedere. Avevamo notato che il treno ogni tanto si fermava, strombazzava e poi ripartiva. Alla fine siamo andati in cabina a vedere il motivo di tutte quelle soste ed abbiamo scoperto che i binari erano occupati da un piccolo branco di renne. Alcune se ne erano già andate, ma queste non ne volevano sapere di lasciare la sede della ferrovia e il conducente, suonando, riusciva a farle correre. Abbiamo fatto correre queste povere bestie per una decina di chilometri. Come si può vedere, ogni tanto cercavano di uscire dalla sede della ferrovia, ma siccome fuori c'erano 2 metri di neve, poi non riuscivano più a camminare nella neve fresca. E a un certo punto queste povere bestie non ce la facevano proprio più. Le renne erano così esauste che non reagivano più neanche al clacson del treno. A quel punto l'addetto tedesco si è dato disponibile per uscire dal treno e andare a cacciare via le renne, e l'effetto del suo salto nella neve è quello che possiamo vedere in questo filmato. Così si è reso conto del motivo per il quale le renne non volevano lasciare la sede della ferrovia. Abbiamo ricominciato a spingere le renne avanti fin quando finalmente, in un punto dove c'era un attraversamento della ferrovia, si sono tolte dai piedi e abbiamo potuto ricominciare a prendere il nostro viaggio regolarmente. Qualche chilometro più in su, in località Jokkmokk, ci siamo di nuovo fermati nel punto in cui la ferrovia attraversa il circolo polare artico. Tutti sono scesi a farsi fotografare davanti al cartello che indica la posizione del circolo polare artico.
anche il russo che vediamo nelle immagini, che sicuramente non avrebbe avuto alcun problema a trovare il circolo polare artico sul territorio del suo paese. Ed eccoci finalmente giunti a Kiruna. Quella strana slitta che vediamo utilizzata da uno degli addetti è di uso molto comune nel nord della Svezia, dove tutte le superfici sono ghiacciate per buona parte dell'anno. Con la slitta non si rischia di cadere e si possono portare pacchi anche ingombranti. In questo reparto dell'esercito svedese gli addetti militari vengono trasformati da colonnelli o generali delle loro forze armate, delle rispettive forze armate, in soldati semplici svedesi. Ci viene fornita un uniforme, degli sci, degli scarponi importantissimi, abbiamo scoperto successivamente, ci avevano consigliato di prendere scarponi molto usati perché erano più morbidi. E quando siamo usciti da questo reparto eravamo trasformati in soldati svedesi. Qui vediamo gli addetti dopo la trasformazione. Questo soldato più alto degli altri in effetti è uno svedese, ma non è possibile riconoscerlo rispetto agli addetti militari che sono gli altri. Essere vestiti con l'uniforme di un paese diverso da quello di appartenenza non è una cosa da tutti i giorni e ha scatenato tutta una serie di fotografie. Qui vediamo l'olandese che invita i colleghi a portarsi tutti da una parte per effettuare la fotografia, ed ecco qui la fotografia ricordo di tutti gli addetti militari in uniforme di soldati svedesi. Completata la vestizione, può avere inizio il viaggio vero e proprio. Il viaggio inizia in pullman, infatti con il pullman verremo portati fino alla località di Nikkaluokta, è un nome lappone, dove praticamente la strada finisce. E quindi dal pullman dovremo passare sopra i bandwagen, i cingolati da neve. Band sta per cingolo e wagen per automobile, cingolato da neve, tipici svedesi BV206, che ci porteranno fino alla prima tappa della del nostro viaggio, che è la stazione di Kebnekaise, che sta sotto la montagna più alta della Svezia. Ed eccoci a bordo del pullman in attesa che arrivino tutti gli addetti per partire per la località di Nikkaluokta. Ed ecco ad attenderci i famosi BV206 Bandwagen, che poi ci accompagneranno per tutto il corso del viaggio. Sono cingolati svedesi che hanno avuto un grandissimo successo di esportazione, praticamente tutti i paesi del mondo ce l'hanno, compresa l'Italia. Questi sciatori che vediamo passare con grossi zaini stanno rientrando dal percorso che noi ci apprestiamo ad effettuare. Possiamo notare che gli zaini sono molto voluminosi. Il problema è che loro si devono portare dietro tutto quello che serve per poter affrontare decine, se non centinaia di chilometri, e si devono portare quello che devono mangiare, e poi oltretutto le regole dicono che devono riportarsi indietro tutto quello che hanno consumato, perché nulla deve essere lasciato sul percorso. Ed ora assistiamo a una battaglia a palle di neve. Sarebbe normale che dei giovani soldati facessero una battaglia a palle di neve. Il fatto strano di questo evento invece è che dentro quelle uniformi di giovani soldati ci sono colonnelli e generali di altre nazioni, i quali probabilmente mai si sarebbero messi a fare a palle di neve se fossero stati dentro la propria uniforme.
Siamo giunti a destinazione, qui siamo a Kebnekaise, che è l'ultima grande stazione prima di entrare nel sentiero del re. Qui ci sono ancora palazzine con i comfort, con docce, saune, possibilità di mangiare, tutto ciò che poi andando nel sentiero del re sparirà, perché nel sentiero ci sono ogni 20 km dei piccoli rifugi molto rustici. Ora ci stiamo spostando verso i nostri alloggi. Queste sono le palazzine che ci sono state assegnate come alloggio, e come gran parte delle costruzioni che esistono sul territorio svedese sono in legno. Depositati i bagagli nelle palazzine, siamo pronti per andare a cena. Davanti alla palazzina vediamo alcuni dei mezzi che ci accompagneranno nel corso del viaggio. Qui vediamo una motoslitta, ne avevamo tre mi pare che ci seguivano ed abbiamo avuto la possibilità di guidarle o di fare sci trainati, che sembrava un po' di fare lo sci d'acqua trainati dalla motoslitta. Mentre il traino dietro ai bandwagen è risultato facile finché il terreno era piano, ma complicato ogni volta che si presentava una discesa. Finalmente un po' di relax dopo una giornata passata fra neve e ghiaccio. Domani sarà la giornata dell'addestramento all'uso di sci e traino dei bandwagen, dopodiché inizierà il nostro percorso nel sentiero del re. E dopo dovremo andare per rifugi molto più scomodi di questa stazione. La mattina successiva, la prima cosa che mi è apparsa uscendo dalla palazzina è stata questa slitta con molti cani. Nei giorni successivi ne avremmo viste parecchie, perché questo è proprio il periodo in cui si svolge in Svezia la più famosa gara di slitte con cani di tutto l'anno, e credo che sia molto famosa a livello mondiale. Avremo poi modo di assistere alla partenza della gara. L'altra sorpresa della mattina è la neve. In effetti durante la notte ha nevicato e ha fatto una decina di centimetri di buona neve fresca. Quello che vediamo qui è il briefing della mattina. Andare in giro per la Lapponia non è una cosa da prendere sotto gamba, e quindi ci vengono dati i consigli per poter affrontare l'impresa con le dovute precauzioni. Questa parte del briefing in particolare era dedicata alla sciolinatura degli sci, che è importantissima, perché se uno sbaglia sciolina può fare una fatica infernale per procedere sulla neve, e la sciolina cambia in funzione del tipo di neve, se è fresca o se è ghiacciata o se è molle, quindi bisogna stare molto attenti a quello che dice l'istruttore in questo momento. La giornata di permanenza a Kebnekaise era dedicata all'addestramento all'uso degli sci da parte di quegli addetti che non avevano mai usato gli sci da fondo. Nel nostro gruppo c'erano addetti che venivano da paesi dove la neve neanche si era mai vista, come il Brasile, altri che venivano da paesi dove magari si faceva tranquillamente lo sci da discesa, ma lo sci da fondo non era affatto conosciuto. E poi c'era da fare l'addestramento al traino dietro i bandwagen. Il traino normalmente si faceva con squadre di 8 sciatori che avvolgevano la corda che veniva stesa dietro il bandwagen intorno alle racchette, e si facevano trainare in questo modo. Finché si viaggiava su terreno pianeggiante o anche in salita,
sul terreno aperto non c'erano problemi, in genere nessuno aveva difficoltà, ma quando si cominciava ad andare dentro i boschi facendo continue curve e magari con neve alta, per cui bisognava restare all'interno delle tracce fatte dai cingoli, oppure si cominciava ad andare in discesa dove gli sciatori erano più veloci del mezzo trainante, si facevano delle ammucchiate pazzesche. Un gruppetto di addetti, fra i quali anch'io, che avevano già fatto l'addestramento negli anni precedenti, ci potevamo considerare ormai proetti sciatori da fondo e quindi abbiamo evitato di partecipare alla giornata di addestramento. Avevamo visto un gruppo di renne che si aggirava nella spianata davanti alle nostre palazzine e abbiamo deciso di avvicinarle. Che ci fossero renne in una zona completamente innevata era abbastanza strano, evidentemente avevano trovato delle aree scoperte dove potevano trovare del cibo. Di norma le renne scendono a valle quando arriva l'inverno, ma si tengono sempre abbastanza vicine a zone innevate, anche perché quando comincia il periodo terrificante delle zanzare in Lapponia, quando cioè tutto il territorio diventa acquitrino e ci sono miliardi di zanzare, le renne per salvarsi dalle zanzare si rifugiano sui tratti innevati, dove sembra che le zanzare non le attacchino. Avvicinarsi alle renne è stato difficilissimo e faticoso, anche perché c'era neve fresca. Abbiamo tentato tutte le strade, ma ogni volta che arrivavamo a una distanza decente, le renne prendevano e se ne andavano. Questa è la distanza minima alla quale sono riuscito ad arrivare dal branco delle renne. Probabilmente solo grazie al fatto che il forte vento le teneva tutte col muso girato da un'altra parte. Però appena si sono accorte della mia presenza, hanno cominciato ad agitarsi. Il maschio ha spinto una delle femmine nella direzione opposta al vento e poi piano piano tutte le altre hanno seguito e si sono allontanate rapidamente dalla mia posizione.